Domani, 26 ottobre, esce in sala Divinazioni, l'ultimo film del regista agrigentino Leandro Picarella, prodotto da Comune e Rai Cinema in coproduzione con Le Film DC Méditerranée. Finalista ai Nastri d'Argento DOC 2021, dopo essere stato selezionato in prestigiosi festival nazionali e internazionali, tra cui Festival dei Popoli 2020, Trieste Film Festival 2021, risultando vincitore del premio Thank Europe, il film arriva nelle sale italiane co-distribuito dalla casa di produzione indipendente Reading Bloom e dal postmodernissimo di Perugia. Alla proiezione di domani al cinema Rouge Noir di Palermo ci saranno il protagonista Achille Sidoti, Jonas Carpignano, reduce dal successo a Cannes con A Chiara, e naturalmente il regista Leandro Picarella. Le proiezioni in sala con presentazione del film proseguiranno in Sicilia il 28 ottobre a Sciacca, il 31 ottobre a Messina e dal 3 novembre nelle principali città d'Italia. Attraverso uno sguardo tra realtà e finzione, Divinazioni accompagna lo spettatore in una dimensione in cui si fondono fede, senso del sacro e superstizione. Il film è il ritratto inedito di un uomo con i segni e le cicatrici di un passato tra galera, truffe, televisione e cartomanzia, ma è anche un viaggio fisico e spirituale nel sud del nostro tempo. Divinazioni è il secondo capitolo di una trilogia sul mondo del magico e del sacro nel sud Italia del nostro tempo. Racconta di due storie parallele, quella di un mago e cartomante famoso nelle TV regionali degli anni 90 che ritorna alla vita civile dopo un lungo periodo di detenzione e cerca di reimmettersi nel mercato dell'occulto, e quella di Moka, un ragazzo di origini marocchine, artigiano e fonditore di metalli. Queste due storie sono in qualche modo accomunate e raccontate dalla voce di Empedocle, recitata appunto da Mimmo Cuticchio. Perché Empedocle? Empedocle perché appunto rappresenta una delle voci più importanti nel panorama della storia e della filosofia, ed è legato, no, a doppio filo con questa terra, con la Sicilia. Questo film, a differenza del primo capitolo di questa trilogia che si chiamava Triopala, un film del 2015, volevo che Divinazione si concentrasse appunto nelle città, su come questo sentimento ancestrale che fa parte dell'essere umano da sempre, da un tempo immemore, come si modifica quando arriva, come degenera anche da un certo punto di vista quando arriva in città. E mi sembrava che appunto la storia di Achille Sidoti accanto a quella di Moka potesse essere appunto la strada giusta. Achille Sidoti, conosciuto da tutti come il mago Thanos, ha una storia molto particolare alle spalle, una storia di alti e di bassi, ovviamente, nella sua vita. Ho incontrato diversi professionisti, diciamo, colleghi di Achille Sidoti, ma quando ho incontrato lui, ormai nel giugno del 2016, insomma, sono stato rapito, ecco, dalla sua potenza visiva anche. Non solo dal mondo di parlare e di raccontare. Achille Sidoti ha in sé la postura del reduce e quindi mi sembrava un ottimo spunto e un ottimo personaggio che potesse permettermi appunto di raccontare la mia storia.